Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Ma guarda, ti dirò, ho appena steso i panni, c'è un profumo di pulito in questa lavanderia di Shin Kitazawa che si sta una meraviglia. È passata la mezzanotte da 6 minuti. Ma che ti devo dire, signora mia? Ma io sto bene qua. Che bello. Ciao, bambini. Sì, c'è profumo di pulito, poi c'è un lettino su cui sono seduta, alle mie spalle c'è mi sdraiato. Insomma, ma che ve lo dico a fare? No, ma infatti sto volando. Guarda, noi siamo qua, tira un'aria strana, un po' dal punto di vista meteo, un po' in generale. Ma infatti, cioè, è freddo, è caldo, è freddo. Sì. Io sono abbastanza una chiavica in questi due giorni. Sì, acciaccatino. Ma te lo fa, te l'ha sempre fatto. Io ho ordinato uno spritz Campari in tua assenza. Anche questo te l'ha sempre fatto, sì, Valentina. Te lo fa, per cui sai cosa ti dico. Alla fine io ho steso i panni, ma sai che c'è? Io chiamerei la sigla. Ma tutto sommato in auto, dentro un treno oppure sopra un tram, cuffiette nelle orecchie, si ritorna da maison. Cosa mangiamo a cena? Restiamo a bere al bar, la sera è cominciata. Buonasera Diego, buonasera Valentina, buonasera Ciocca e buonasera Mary J, ben ritrovati. Ciao Pina San. Sai che prima mi sono affacciata qui fuori, che è notte, ok? Però è partita la Golden Week a Tokyo, che è una settimana di vacanza, per cui c'è un gran frullo. Io sono in questo quartiere molto molto frequentato da ragazzini, quindi pieno di locali, pieno di barrettini, ristorantini, quindi c'è tanto frullo. Sì. Però io sono in una stradina un pochino laterale, per cui insomma a una certa c'è abbastanza silenzio. Mi affaccio e c'era la polizia. Ho detto, ma no, di già, non ho neanche cominciato, ragazzi. Che poi trasmissione. Insomma, non è proprio gente che scatena polizia così facilmente. Ma infatti non ho capito se è la signora che c'è al ristorante. Praticamente da una parte ho il gufo, il vicino, il gufo con la scuola di yoga sopra. Ma è un mago, una maga, alla fine non ho più capito. Allora, non si è capito perché certe cose non si capiscono. Comunque sotto c'è il negozietto con tutti dei talismani, tutte delle robe e il gufo. Sì. Sopra c'è una scuola di yoga. Però la casa è piccola come la nostra, per cui vedo entrare tipo 30-40 persone. Io non so dove le mette. Come fanno? Perché, ma non so, sarà uno yoga in piedi, non lo so o cosa sarà fanno. Uno yoga in castro. Però da fermi, perché sennò viene giù la casa. Mentre dall'altro lato c'è un posto di carri buonissimo. Lei fa solo un piatto, avrà 4 posti a sedere. Fa solo un piatto di curry che ha un profumo meraviglioso, curry di pollo. Ma sono andata una volta per chiedergli se c'era il maiale nella ricetta. Ma antipatica, Cioè, ce l'avevamo di fianco, faceva la settimana lei, capito? Certo. Mangiava sempre. E invece sai che ti dico? Bella. E comunque qualcuno ha chiamato la polizia perché l'ho sentita che era un po' sbronzetta quando sono tornata. La signora del curry? Sì. Perché comunque però, con quel carattere non va tanta gente per la hai noia. Capito? La gente ci va, c'è la coda. C'è la coda la mattina alle 10. Sì, che gli piace mangiare il curry la mattina alle 10. Ma che strano. Sì. Io stamattina ho fatto colazione con salmone e melone. Sì. È la tua colazione preferita? Sì, amore. Solo che il melone è ancora troppo acerbo. Non è stagione. E il salmone aveva un non so che di gorgonzola. Marcio. Qualcuno era andato molto in là, qualcuno non era ancora arrivato. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:14 minuti, Radio DJ. Oggi c'è un po' uno spostamento, nel senso che parleremo non d'amore ma di gossip, anche perché c'è parecchia roba da recuperare. Io poi sono fuori sede, non so più niente, Valentina. Vabbè, allora, parleremo sicuramente del Met, del Met Gala, l'hanno fatto tutti, ma noi lo faremo con un nostro insider che ci dirà bene bene come saranno vestiti tutti e chi bene e chi male. Esatto. Poi parleremo dell'incoronazione di Re Carlo
avverrà sabato. È imminente. Ci siamo. E quasi tutto pronto, mancano un po' di dettagli. Sì. Tipo il tovagliato? No, tipo Harry non risponde più al telefono, ma ve lo dico dopo. Ah, io, ragazzi, non ho ancora deciso quale look di Sarah Ferguson devo mettere. Vabbè, ne parliamo dopo. Kim Kardashian, chi ha sposato? E poi ancora, come? Chloe, tutto bene? E anche Chloe Kardashian? Sì. Mica troppo bene. Veramente. Spiritosa, però lo sai che ci tengo. Ho capito, però non è che possiamo allenarci ogni volta. Allora, non troppo bene, però ci sono segnali di miglioramento. Di ripresa. Sta mentendo. Che fine hanno fatto le sopracciglia di Victoria Beckham? E poi Emily Harry Styles. Quindi? E ancora nuova. Io sono qua a Tokyo, se per caso li dovessi vedere limonare in giro ancora te lo faccio sapere. Ma non so se sono ancora lì, Secondo me sono tornati a casa. Devo indagare. Sì. Nuova fiamma per Taylor Swift e chiudiamo con la rubrica I nuovi boni che oggi si occuperà di Vincent Zulawski. Ela, con la spaccata l'hai fatta questa, brava. Grazie. Ovviamente siamo molto interessati anche a tutti i gossip che riguardano le vostre vite, quindi i vostri colleghi, amici, conoscenti, i gossip che voi ci mandate con dei vocali, cominciando con praticamente e poi voce camuffata per non farvi riconoscere. È un servizio che offriamo ormai da un po', sappiamo che vi piace. Prego signori al 347-342-5220. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:19, Radio DJ, e partiamo con i gossip. Se ne occuperà tutto il mondo da sabato, ma noi ne facciamo con quel largo anticipo che ci permette di essere sempre fuori tempo. Ma noi ne parliamo da tempi in memory. No, ma la gente non ne può più. Lo sai che nessuno vuole andare all'incoronazione di Carlo per colpa nostra? Poi il bello che ne parliamo adesso, che mancano un po' di giorni, poi lunedì non ne parleremo. No, perché tanto è finita. Perché saremo stufi poi. Sì. Comunque, si svolgerà per tutta la giornata di sabato. In realtà la cerimonia, proprio quella di incoronazione, avverrà sabato alle 11 ora inglese, 12 ora italiana. Viene trasmessa da tutte le televisioni del mondo, quindi è impossibile perdersela. Cosa succede? Allora, se uno si impegna la perde, sì, cioè, sì. Però senza neanche impegnare, forse faccio altro. Però come volevo dire, a volerla seguire, non vi sto neanche a elencare, tanto tutti i canali italiani la trasmettono a un certo punto, chi più chi meno. Comunque, Carlo e Camilla escono di casa e salgono. Si comincia da quando si sveglia. Si alzano e si prepara. Lei farà una piega. Lei farà la piega e sarà vestita da Bruce Oldfield, che è suo amico designer che le ha creato un abito per l'occasione. Carlo si mette l'alta divisa militare. Fai conto che sono le 10:30, escono di casa e li passa a prendere la carrozza del giubileo, quella che la regina aveva fatto costruire super accessoriata con aria condizionata, i finestrini che abbassi col tasto, cioè una roba moderna. Si fanno tutta la processione e arrivano in chiesa alle 11. In chiesa sono già tutti seduti, non è come ai matrimoni che stai fuori a fumare. Sì, Diego. Il capo della chiesa. Che ansia. Allora entrano a Westminster circondati da tutta la famiglia e poi le teste coronate di quasi tutto il mondo. Allora, della famiglia ci sono Kate e William, Sofia Edoardo, la principessa Anna, la sorella di Carlo col marito Timothy. Poi la principessa Alexandra, che è la cugina della regina Elisabetta. E poi ci sono tutti i figli di Camilla, Parker Bowles, e i nipoti. E poi tra le teste coronate del mondo ci sono Charlene e Alberto di Monaco, i principi ereditieri danesi, giapponesi, norvegesi, i sovrani di Svezia, Belgio, Olanda e i sovrani di Spagna. Sono posizionati in un punto in cui non vedranno niente. Ma gli fanno la busta? Ah no, ma non è un matrimonio. No. Non vedranno nulla. Capisci che noi non siamo proprio abituati, per fortuna. No, non ne sappiamo niente di questa fase. Vabbè, gli faranno un regalino, un pensiero, dai. Secondo me sì. Cioè, un pensiero, però non glielo portano direttamente. Allora, glielo danno prima. I giapponesi bussano coi piedi, dai. Sì. Figurati se non gli portano una roba. Sì, sicuramente. Quindi, comincia la cerimonia ufficiata, naturalmente, dal solito arcivescovo di Canterbury, che... Oh, no, stavo dicendo una roba... Lo so.
È stato dentro cose importanti, campa tanto, ha fatto tante cose. Comunque, il longevo. Sì, stavo dicendo questo. Carlo sarà il primo ad essere incoronato. La fase dell'incoronazione è lunghetta, cioè parte col giuramento. Nel frattempo, ogni fase, perché c'è il giuramento, poi c'è l'estremunzione, poi gli vengono consegnati i gioielli e poi infine la corona. Tutte le varie fasi prevedono un cambio d'abito di Carlo. Cioè che sotto rimane con la divisa militare. Sanremo praticamente. Sì, okay. E sopra dei vari mantelli che cambiano di volta in volta. Anche Camilla cambierà mantelli di volta in volta, che a seconda del colore assumono un determinato significato. Io sono scioccata che Camilla diventa regina. Cioè sono scioccata. Ma perché? Senti. Ma che ne so, ragazzi, anch'io sono fatta a modo mio. A consegnare a Carlo tutta la serie di gioielli, doni, scettri, coroncine, coroncette per la prima volta. Per la prima volta nella storia della corona ci saranno donne, per di più donne afroamericane, donne che hanno un ruolo importante nella comunità e nel Parlamento inglese. Non solo, ci saranno per la prima volta nella storia della corona inglese rappresentanti di altre religioni che prenderanno parte a una sorta di processione di fede, per cui ci saranno rappresentanti dell'Islam, dell'induismo, dell'ebraismo e della religione Sikh. Ok? Per la prima volta nella storia. Per me ok, nel senso mi sembra alla fine un macello. Un collage, una roba per la prima volta nella storia. Sai quei lavoretti fatti con la colla, quella stick? Sì. Che poi lo metti su, ma dopo un minuto cominciano a perdere i pezzi. Per la prima volta sarà la cerimonia sarà bilingue, per cui la liturgia è anche in gaelico, per riconoscenza nei confronti di scozzesi, gallesi e irlandesi. E chiudiamo con il patto di fedeltà che generalmente Carlo e Camilla, cioè i sovrani, rivolgono a Dio. Lo faremo tutti noi, cioè che tutti dobbiamo dire chi noi. Ma io l'ultima sera mi rifiuto, non azzardatevi a chiedermi. Vale, fai così, cioè, fallo tu per tutti. Lo farò, dai, io dico, allora, per no, di finocchio dire, lo faccio io. No, ma per me no, io non voglio giurare niente a quello. Tu dai, ascolta, io lo dico. È una cortesia. Cortesia, lo saluto, ci mancherebbe, gli stringo anche la mano. Però ecco, non vorrei fargli promesse. Ecco. Mettiamo una canzone. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Senti come suonano questi. Sono le 17:35. Scusami, Vale. Sì. Dobbiamo chiuderla la questione, oggi ci occupiamo di gossip, dobbiamo chiuderla la questione dell'incoronazione molto velocemente. Ma dicevi che Harry non risponde più al telefono a papà? Allora, Harry e Meghan hanno ricevuto ufficialmente l'invito a partecipare all'incoronazione. Lui aveva detto vengo, però è il compleanno di mio figlio e quindi tu davanti a tutti devi fare gli auguri di compleanno esatto. Al mio figlio. Ha detto posti una sua foto, e però il padre ha detto avremo, cioè il mio social media manager mi ha detto che comunque quel giorno lì sicuro postiamo tutti i miei cambi d'abito, tutte le robe, le carrozze, hanno un sacco di ADV da coprire. Figlio mio, anche i ricchi piangono. Perché ha detto tutt'al più durante il pranzo o la cena che faremo tutti insieme con gli invitati, a un certo punto magari mi alzo e adesso non ho un calice, però lo faccio io. Scusate tutti, scusate, ringrazio tutti, prendo un attimo di tempo per augurare a mio nipote un buon compleanno, più o meno. Cent'anni. Oh, schifo di discorso, sì. Vale. Cent'anni, quello di casa della sorrisa. Sempre almeno vissuti in buona salute e come il suo cuore desidera. Oh. Che però lui ha detto no, non farlo perché tanto io sono già ripartito, quindi è inutile. E allora il padre gli ha detto, a questo punto gli ha detto, ma scusa, ma tu a che ora parti? Cioè facci capire, perché noi abbiamo anche da organizzare la tavolata, cioè chi non si è sposato non lo sa che ci sono le tavole che ognuno ha il nome. E Harry ha detto ti faccio sapere, poi non gli abbiamo fatto sapere, Carlo ha detto guarda non fatemi ci parlare perché se no ci litigo e voglio stare calmo questi giorni, per cui ha detto ai suoi assistenti chiamatelo voi,
Questi chiamano, mandano mail, mandano però, messaggi, mandano messaggi WhatsApp. Vabbè, chiama tu. Sai perché c'è non la spunta risponde? Blu e non risponde. Sai perché non risponde? Perché non sente lo spot nostro, quello che dice: se ti chiamo un numero anonimo, è il sondaggio radiofonico, rispondi Radio DJ, Pinocchio. Di fatto, però, e poi qua chiudo: di fatto, l'altro giorno Harry è tornato a Londra, ha fatto un salto a Londra, è andato di fronte all'alta corte di Londra e nell'ambito del processo per le intercettazioni legali contro Rupert Murdoch, sì, Fox, e il proprietario del Sun, ha detto che ha rilasciato, ci sono documenti che testimoniano che Harry ha detto che alla parola rilasciato aveva la mano sulla bocca, sì. Vale, suo papà ha stretto un accordo segreto con il tabloid per favorire l'ascesa al trono di Camilla. Suo fratello William nel 2020 avrebbe accettato una grossa somma di denaro da parte di Rupert Murdoch, pari a 1 milione di sterline circa, per accantonare una causa per intercettazioni illegali contro il giornale. Capito? Lui l'ha sganciata il 25 aprile, l'ha sganciata grossa. Poi adesso non si sta facendo più sentire. Staremo a vedere. Vabbè, adesso però la chiudiamo sta sì, faccenda. Sì, basta, adesso anche perché dobbiamo parlare del Met Gala. Esatto, sì, esatto. Vabbè, che io finisce non so per essere meno sparzoso di quello che sarà questa cozzaglia di roba di sabato. Comunque va bene uguale. Ma sì. Va bene tutto, ma anche lì non è più come una volta, un po' di gente non è andata. No, posso dire solo troppo. Una roba sul Met, l'ultima, poi. Cioè, ma scusami, ma Jared Leto. E ne parliamo tra poco. Ma non è l'unico, ma, no. Ma i non nervi, è l'unico. Però ragazzi, che nervi. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. 17:41 Radio DJ. Vale, ma stanno arrivando i vocali con praticamente. Certo. Ok, dopo facciamo una carrellata. Sì, sì, arrivano. Al 347-342-5220. Vocali che cominciano con praticamente. Poi camuffate la voce e ci dite pettegolezzi di casa vostra. Insomma, sì. Delle cose vostre, amici, conoscenti, colleghi. Ok, vai. Allora, adesso parliamo del Met Gala. Esatto. La festa più mondana che New York possa mettere in piedi. La fa lei, la signora, la Wintour. Sì. Allora, tutti diciamolo, gli anni. Inizialmente era. Credo, ma insomma di non sbagliare, una specie di suggello tra il mondo della moda che. Vale ha detto suggello. Sì, infatti, a me viene da ridere. Ah, Madonna. Ho capito. Tra la moda della capito, moda Diego, che però fa. Te le vai cercando. E la cultura. Perché è l'arte. Perché appunto è il museo. Perché con questa festa si inaugura la mostra che poi da quel momento in avanti sarà esposta al Met. Quindi diciamo New York. Una volontà sì di mondanità. Ma richiamando tutto il mondo mondano a un appuntamento di cultura. Partiva così, poi è finita imbaracconata come tutte le cose. Perché poi il tema di ieri qual era? Karl Lagerfeld. Ogni anno la festa che si tiene il primo lunedì di maggio ha un tema legato appunto al mondo della moda intesa come arte suggellata. Qua, ho detto così sbagliato il suggellato. A caso. Se voleva dire no, ti piace di più suggella. Suggella. La moda suggella l'arte e in questo caso Karl Lagerfeld, per cui l'ispirazione è quella, ma non, abbiamo un esperto che ce ne parla. Per fortuna. Oh, no, meno male. Il detentore del profilo Instagram Jump Ita, che di queste cose si occupa molto bene su questo profilo Instagram, Manuel. Ciao Manuel, meno male, guarda, ti giuro, che impiccio. Allora, io volevo solo dire una cosa, io sono stufa di Jared Leto che deve fare io stranissima io, perché veramente quella cosa lì di essere il mattacchione della cosa, cioè, basta. Basta. Anche perché poi possiamo dirlo, lui fare il pazzo, allora rimani tutta la sera col costume da gattone. Esatto. Poi dovrà cambiarti. Che questa è la regola delle tutte le feste mascherate. Se vuoi fare lo spiritosone con la maschera scomoda, poi te la tieni. Allora, certo. Karl Lagerfeld aveva cioè lui è venuto a mancare. Il suo gatto è ancora vivo, si chiama Choupette.
che ha ancora un profilo Instagram. Naturalmente ormai ciò che appartiene alla vita privata di chiunque sia famoso, anche uno stilista, è diventato pubblico, quindi in onore a Choupette lui si è vestito da Choupette gigante con un costume fatto a forma di... Devo dire fatto molto bene, però alla fine era una mascotte, dai, su, andiamo oltre, perché queste robe qui mascherato. Bravissimo. Era un po' Billy Carlucci. Mi dici chi era il meglio vestito e la meglio vestita? Allora, come avevo detto la volta scorsa, quando c'è la Kidman sul red carpet non ce n'è per nessuno, e anche su giro lei ha un po' confermato quella roba lì, perché lei si è presentata con un abito rosa indossato, un abito rosa Chanel indossato nel suo famoso spot del profumo numero 5, spot girato da Baz Luhrmann, quindi insomma una roba mega, e lei ha riproposto quell'abito lì proprio pensato su di lei da Carl, quindi proprio l'omaggio per eccellenza. Era lei ha stellato è un po' di didascalica, però giustamente, perché è proprio tutto un lavoro dove lei indossa una, cioè è proprio, aveva senso. E il più bel vestito uomo? Allora devo dirti qui difficile, perché gli uomini erano veramente tanta roba, però io mi sono sentito di mettere un Pedro Pascal, che di base in Valentino, con questa giacca rossa, gli short sotto, lo so, non c'entrava niente. Sì, per spiegare, è un pantalone, è un uomo, un torsellone, con un pantalone sopra il ginocchio nero, calzettoni neri e anfibi neri, camicia rossa con cravatta nera e sopra uno spolverino lungo fino al polpaccio. Mamma, Diego, ti è cambiata la voce da come lo vorresti. Da pazzi. Poi lui buonissimo, lui sarà il Gladiatore 2, tra l'altro. Sì, lui sta ma dimmi il tuo commento, Manuel, dimmi. No, lui sta vivendo un momento d'oro. Io lo abbiamo amato in Game of Thrones, nonostante quella brutta fine che faccia nella serie, però insomma lo si ama. Poi lui adesso è insomma sta vivendo un mega momento d'oro grazie alla serie del Last of Us. Insomma, devo dirti che questo, nonostante fosse un po' fuori tema, perché di base di Carla non c'erano i codici, non c'era niente, non c'erano fiocchi, non c'era nessuno dei grossi codici di Karl Lagerfeld, però insomma Pedro Pascal lo si ama. Però c'erano i polpacci nudi. C'erano i polpacci, sì. E poi magari avrebbe fatto ridere Karl Lagerfeld. Io penso un look così. Sarebbe portata a braccetto, magari, che ne sai. Più bel che mai. Quindi premio più bel che mai. Esatto, più bel che mai a Pedro Pascal. Ci metto un Bad Bunny in Jacquemus. Ma lì si vince facile, insomma, c'aveva questa schiena scoperta. Sì. È arrivato con lo stilista, quindi insomma poi che Bad Bunny, che appunto io devo dire non me l'aspettavo tanto questa roba con Jacquemus, o sbagliavo? Sì, Diego, probabilmente è un po' insolito. Sì, non era la prima volta che arrivavano insieme, la prima volta ma lui quando ha visto la sola di rose di seta non ha più capito niente, ha detto niente. Ok, ci sto, io sposa domani. Anche perché lui è un rapper, wrestler, portoricano, non è che ti aspetti che indossi una giaccona che dietro ha lo scollo sulla schiena come se fosse un abito da signora. Ma abbiamo ancora qualche minuto per parlare, scusate, chiedo alla regia. Sì, a Milano, sì. La mia domanda è questa: Khloe Kardashian c'era? Khloe Kardashian era l'unica sorella assente. Non c'era. Lo sapevo, no, ragazzi. Non c'era. No, forse non c'era anche Kourtney. Me lo fanno apposta. Le altre le detesto. Le altre tre c'erano. Tra l'altro, Kim Kardashian ha scelto il suo outfit a casa di Choupette. Non è una battuta, è andata dalla gatta o dal gatto. E hanno fatto tutta una serie di stare insieme. No, vabbè, guarda, ti prego. Era il trio delle intestate era presente, le altre a casa. Senti, invece Paris Hilton era la sua prima apparizione al Met. Sì, molto carina. E insomma, promossa su tutti i siti, tutti i magazine, esatto, in Total Black, e devo dire, ha fatto un figurone. Scusami, cioè, naturalmente c'era J-Lo. Ma cosa ridi? Della quale cosa vogliamo dire? Ma dai, ma veramente una burina. Non era arrivato il tema, probabilmente, però insomma, poi lei c'ha questo mega contratto adesso con Ralph Lauren, per cui che deve fare? Lei la pagnotta deve portare a casa. Ma lei se visiterà Ralph Lauren da Karl Lagerfeld?
Esatto. Vabbè. Capisci? Diego, vabbè, cosa? Sempre difenderla a spada tratta. Lo vedi che sbaglia, le sbaglia tutte. Per mettere un po' di peperoncino. Le sbaglia tutte. Vabbè, ok. E poi, scusami, Selena Gomez c'era? No. No. No, ragazzi, perché dobbiamo... no, è sul set, è impegnata a girare. Scusate, dobbiamo chiudere per forza. Manuel, puoi stare ancora con noi? Va bene. Dai, un momento. Possiamo parlare? Sì, dai, allora prepariamo dei nomi da chiedergli a Raffica, anche non di gente al Met, cioè in generale nel mondo. Dai, scrivete da casa se volete dei commenti live. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:52 Radio DJ, stiamo parlando del Met Gala che si è svolto ieri sera a New York, organizzato da Anna Wintour. Al telefono Manuel, che si occupa di cose che ci interessano, molto informato. Non voglio stare a fare troppi dettagli perché voglio bombardare di domande. Ricordiamo che ha un profilo Instagram che si chiama Jump Ita, che trovate anche sul come link a Pinocchio DJ. Pinocchio DJ, certo. Su cui trovate tutto, sui red carpet, le nuove star, gli attori, le attrici, insomma, tutto. Allora, senti Manuel, se tu fossi stata a una Wintour all'ingresso a fare selezione, chi è che avresti rimbalzato oltre a J-Lo, che ha ciccato il dress code della serata? Vabbè, sicuramente Kim. Brava, Kardashian, che era vestita di perle. Tutta di pelle, ma solo per il gusto di rimbalzare Kim. Per fare un bagno di umiltà una volta. Chi era invece, scusami, quello tutto di perle, uomo? Cioè, quello dipinto? Era l'altro omaggio a Choupette, era Lil Nas, tutto argento vestito con in faccia. Ma vestito? Era lungo? Cioè, aveva un perizoma e body paint argento. Da Pat McGrath, sì. Sì, però lui lo fa entrare. Lui c'è totalmente, ma lui è un genio sui red carpet, è sempre E anche Doja Cat, che regala sempre emozioni. Esatto, e in più tutte le interviste, che insomma le cose che gli chiedevano a bordo red carpet, lui rispondeva era entrato nella parte. Ho trovato la miccia. Lui era vestito tutto d'argento, diciamo, di body painting, con delle unghie, così. E Doja Cat invece, la cantante, era proprio vestita con un abito diciamo da sera, un tubino Oscar della Renta, argentato, una specie di passamontagna con le orecchie da gattina, e però il trucco, quello fatto vero, tipo Cats il musical, cioè col muso da gatta, con le protesi, trucca bimbi, quello trucca bimbi, sì, tipo trucca bimbi. Ok, top. Esatto. No, ma voglio sapere chi mi rimbalza all'ingresso Manuel, perché è la cosa che mi diverte di più. Io sono sullo sgabello seduta di fianco a Manuel a fare sì con la testa quando lui dice no, tu non entri, e io mi spiace. Allora, io avrei rimbalzato sicuramente anche Salma Hayek, in Gucci rosso non si poteva vedere, è troppo esagerata. Salma ha chiamato certe cose, ma su red carpet è sempre un disastro, quindi rimbalzata. Cara delle Vigne? La Cara non, dai, no, lei era una icona di Carl, non si può poi lei com'è sempre figa. Andrea Vantiore, ma una volta vieni in studio che ti massacriamo, Manuel, per favore. Ci sono, a breve. Ci organizziamo a breve. Un bacio enorme. Grazie mille. Ciao. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Sono le 18:07 Radio DJ. Oggi ci occupiamo di gossip. Però non solo quelli internazionali, di cui la Vale ci fa sempre un sunto assolutamente puntiglioso, preciso, aggiornato, eccetera. Grazie. Ci piacciono molto. Figurati, Valentina, quello che è giusto è giusto. E poi, tra l'altro, aspetto anche, perché se è vero che Striscia la Notizia fa i nuovi mostri, la Vale ha inventato i nuovi boni, che secondo me è molto più interessante. Ma come no? Okay. Comunque, adesso però sentiamo i gossip degli ascoltatori, che al 347-342-5220 mandano dei vocali che cominciano con praticamente, e poi mettono con la voce camuffata a disposizione di tutti dei gossip che riguardano le loro vite, cioè le loro conoscenze. Andiamo. Vado. Praticamente approfitto del raffreddore per dirvi che
Noi ci siamo comprati il camper, ma al lavoro non lo sanno. E mamma, non ti puoi riconoscerlo sapere. Ma prima si riconosce, ma poi qual è il segreto? Cioè, non lo vuol far sapere, ragazzi. Lei ha il camper. Ma scusa, anch'io se avessi un camper non ve lo direi. Scusa. Praticamente, la settimana scorsa mi sono operata per l'endometriosi e la signora che era in camera con me russava in un modo che io non avevo mai sentito in vita mia. Mi piace perché la deriva del praticamente ormai a voce scoperchiata. Sì, sì, sì. Cioè, si mettono di spalle ma usano la loro voce. Geniale. Praticamente c'è una mia collega che ha preso il posto di una che se n'è andata, ma praticamente non fa un cazzo, si guarda i film in ufficio. Che rabbia. Praticamente vorrei non dover invitare la mia collega antipatica al matrimonio, ma mi toccherà farlo lo stesso. Ma perché? Che gioia. Perché? No. E cosa fai? Inviti tutti tranne lei? Ma perché devi invitare tutti? Invita chi vuoi. Invitare tu. No, vabbè, ma perché poi dopo la paga peggio. Tanto al tuo matrimonio sarai ubriaca, ti divertirai e non la vedi nemmeno. Ma no, infatti. Praticamente io ho detto a mia mamma che avevo mal di gola, che sono in prima elementare, che così non andavo a scuola in prima. Ciao, ciao amore. E invece non era vero. Ne approfitto per ringraziare Andrea, Giovanna e Amanda che mi hanno mandato delle letterine indirizzate alla dottoressa Valentina Ricci. No. Radice, via Mattena 2. Di come sia stata felice. Con dei disegni fatti da loro di animali, di farfalle, di giraffe, Diego, e di gattini. Diego. Dimmi. Sono quelli lì fatti dagli adulti, no, per pietà? Allora, no. Uno sì. Sì, è evidente. La giraffa forse sì. Cioè, sono gli adulti che fanno i disegni con, giraffa, sì, con l'altra mano rispetto a quella con cui scrivo. Forse anche il gattino. Sì. Grazie. Comunque grazie. Ecco. Sì. Praticamente mio marito mi ha detto di comprare un tappeto per esterno e io gli ho mandato la foto di quello con la dimensione più piccola che costava pochissimo, in realtà lui non sa che l'abbiamo pagato 10 volte tanto. Al Zerbino gli ha mandato. Brava. Ne è ancora uno, l'ultimo. È bello perché frega anche se stessa, perché il budget poi non è quello, importa. Ma lei lo voleva grande, cavolo. Ultimo messaggio. Praticamente io mi sono svegliato di sera tardi, poi la scatola dei dolci li ho rubati un po' e sono tornato a letto. E ho detto ai miei genitori. Bravo. Ragazzi, ma questa deriva di minorelli a Pinocchio è da crepare da crepare. Noi dei minorelli, noi dei bambini. Oh. Oddio, che meraviglia. Va bene, dai. Allora, se volete continuare a mandarci messaggi con praticamente 347-342-5220. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:15 Radio DJ, giornata di gossip, recupero di tutte le notizie che ci siamo persi fino qua. A chi tocca, Vale? Adesso tocca alla rubrica i nuovi aspetta. La rubrica i nuovi boni. No, falla bene. I versi di Striscia. Falla bene. I nuovi boni. È stranissima. Perché erano i nuovi mostri, ma secondo me bisogna inventarsi dei suoni di chi vede un nuovo bono e dice: Allora falla così. Dai. Mettici, vai. I nuovi boni. Bello. Bello. Bellissimo. E per i nuovi boni, Vincent Zulawski. Lui è. Allora, aspetta che lo scrivo, perché adesso dai tempo a tutti di cercarlo. Sì, Vincent Zulawski, con la W e la K, Zulawski. Su Instagram è Verizoo. Adesso lo guardo.
Allora, se andate su Google Immagini, in certe è buonissimo, in altre meno. Diciamo che appartiene alla categoria... Che ti faresti tu. Sì, ma anche faccio anch'io quello che non me ne frega niente, cioè che non sto troppo attento al mio aspetto fisico, ed è questo che ci piace. Io? No, poi ci piace sempre quella sottile linea che separa il buonissimo dal bruttino, che esiste, sì, cioè ci sono proprio quelli così, di cui lui ha ghiotti. 27 anni. A 27 anni circa, figlio del regista e sceneggiatore polacco Andrzej Zulawski e di Sophie Marceau. Non ci credo. Sì. Lui ha vissuto tra la Francia e la Polonia. C'è una foto che si vede, che sì, suo in allora i colori sono della mamma. Gli occhi anche, anche la bocca. La mamma com'è, ancora una figa? Sì, senza ciao, ancora una figa. Ciao, ciao proprio. Comunque lui ha vissuto tra la Francia e la Polonia, ha studiato in Inghilterra. Appassionato naturalmente di cinema, ma no attore. Lui vuol fare come papà, vuol fare regista. Realizzatore. È stato barista, giornalista, attore per poco, assistente cinematografico e, oltre a questa passione per l'arte visiva, sta coltivando in cuor suo anche una predilezione per la poesia, al punto che nel 2019 ha pubblicato una raccolta dal titolo Le Charlatan et autres poèmes. Ora, se siete interessate e interessati al nuovo bono di oggi, Diego avrebbe pronta la poesia. Cosa? È no, una poesia a petit pot de Le Charlatan de Vincent Zulawski. Ok, vabbè. No, cioè, ma con una base francese. Mais oui. Vincent Zulawski. Le charlatan s'en va. Il ne sait plus où chanter. La mère pleure le départ du fils, seul face à la tempête. Tout effiloché, tel un arbre écorcé. Il se sent dupé, moqué et brisé. Il se tourne comme un hareng, sans le sou vert, le joug de la boisson et de la fumée. Naufrage assuré, où on s'occupe s'est accroché. Ricanant, inconscient, jusqu'au abois. Il trébuche sur son chemin des croix. Ouf. Oh mio. un momento di radiofonia incredibile. Incredibile. Un tilt. Bello, ma sai che mi è piaciuto, Diego? Molto bello. Grazie. Sai, allora, l'idea di leggere una poesia solo perché è la poesia che piace a un bono è discutibile. Il radio con poi. Tutto, sì, vabbè, però. Però il fatto che tu nel recitarla ti sentissi bono, secondo me era vincente. Io mi sono sentito lui. Ma lo eri, lo so. Cioè io ho chiuso gli occhi e lo eri. Comunque, manca occhi aperti, vale. Cioè comunque. Dai. Volete che ve la legga in italiano? Sì, sarebbe stupendo perché a questo punto proprio ci diamo una clava nelle ginocchia. Vai, fallo. Così ma non mi puoi mettere una base in italiano? Una base in italiano. Il ciarlatano se ne va, non sa più dove cantare. La madre piange la partenza del figlio. Solo, di fronte alla tempesta, tutto sfilacciato, come un albero strappato, si sente ingannato, deriso e distrutto. Ma tu stai scherzando? Si gira come un vagabondo, squattrinato, sotto il gioco dell'alcol e del fumo. Naufragio assicurato, dove pendeva una succube, e qua ridacchiando, privo di sensi, finché disperato inciampa sulla sua vita, sulla sua via crucis. Vabbè, però vale sulla chiusura male, ma credimi, stupenda, perché poi c'è proprio una ciarlatanata. Le charlatan. Allora, ricordiamolo, Vincent Zulawski su Instagram, Very Zoo. Allora, diciamolo, questa è una delle volte in cui la Vale abbiamo fatto un macello del quale si sentirà molto molto parlare. Ma è successo tante volte.
Non era la poesia, no, quello di cui parlavamo. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Ah, che bellezza. Allora, sono le 18:32, quindi qui sono le 1:32 di notte a Tokyo. Come va? È arrivato il... Va bene, bene. Non hai sonno? Oggi meglio. No, l'altra sera peggio. No, vi certo. Odiavo anche a un certo punto. Si sentiva. Cioè, l'avevo percepito. Lo so. Vabbè, ma tanto tra noi ci diciamo sempre certo, tutto, dai. Ma certo. Ma no, ma cioè, ci sta il sonno, sono quei sonni che sono, non è sonno normale, quasi malore, capito? Sì, certo. Invece adesso sono organizzata bene, anche perché questa settimana frequento la zona gay notturna, per cui ho spostato l'orario più in tardi, capito? Brava, brava. Ok, detto questo, scusate, vogliamo fare una carrellata di praticamente... Sì. Allora, io praticamente devo confessare che volevo licenziare due mie colleghe, che però mi hanno anticipato, si sono dimesse loro, e io ho dovuto fare la scena del titolare triste, ma in realtà sono felice come una Pasqua, cazzo, non lo posso però dire a nessuno. Vabbè. Sembrava accelerato, ma invece, era lui. Era il pazzo di gioia. Praticamente la mia amica mi ha detto che è incinta, ma non posso dirlo a nessuno finché non decidi di dirlo lei. E niente, è difficile tenere il segreto. Non ce la farà. No, dai. Vabbè, non si è riconosciuta però, dai. No, però c'ha tanta voglia di dirlo. Lo so, poverina, è terribile. Praticamente stasera vado a Pilates dopo 2 settimane che sono a casa e non oso pensare come mi sveglierò domani. Male. Ma che gossip è? A se stessa. A me. Per noi. Praticamente il nostro vicino va in bagno e non tira mai l'acqua. Ma come fai a saperlo? Non lo so. Ma poi cosa ti interessa, scusa? Infatti. Ma lei sta a sentire quando va in bagno? Praticamente il mio compagno mi rompe le palle perché pare che io mangi troppi dolci. Ieri sera ho visto che ne aveva lasciati 2 nel pacco. Io ne ho mangiati quei 2. Ho aperto l'altro pacco e ne ho lasciati 2. Raga, non mi ha schiamato. Bravo. Ma ragazzi, ma povero, ma fategli mangiare i dolci, scusa. Ma se ne mangia troppi, poi dopo gli fa male. Ma cosa vuoi che faccia male, dai? Praticamente lunedì entro nel sesto mese di gravidanza, ma in ufficio da me non lo sa ancora nessuno. Dite che è il momento di dirlo? Beh, forse sì. Oppure non lo dice, se ne accorgono, perché a un certo punto se ne accorgeranno, voglio pensare. Oppure lo dice, ma scusa, posso farti una domanda? Ma non è che sei incinta? Veramente? Beh, noi l'hanno chiesto alcune volte, non lo eravamo. No. Praticamente alla mia fidanzata, a cui voglio tanto bene, ogni volta che guardiamo dei film che sceglie lei, mi tocca dire che sono sempre bellissimi, quando in realtà mi fanno leggermente cagare. Vabbè, ci sta, l'amore lo fa, l'amore lo fa, è un sacrificio, va fatto. Praticamente mio marito ha 2 anni che annaffia il ficus pensando che sia lo stesso di 3 anni fa. In realtà è morto e io l'ho sostituito. Questo è un gossip bomba. Questo sto male. Anzi, che non l'ha messo finto. Perché poi quando lo cambi col marito che abita con te, col favore delle tenebre, devi sostituirlo. No, ma ragazzi, è stupendo, perché anche, a parte che anch'io ho pensato che dicesse non si è accorto che è finto. Vabbè, sarebbe stata una roba. Ma l'idea che lei, capito, a chi altro poteva dirlo se non a noi, sta roba qua? Ma certo. Oddio, sto male, vorrei essere sua amica. Quando mia mamma mi dice di andare a fare la doccia, io, invece di fare la doccia, mi metto in mutande fuori dal balcone a urlare la canzone del Re Leone.
Ciao, ma ragazzi. Ma che idea stupida. Sai che voglio farlo anch'io? Sai che voglio farlo anch'io? La canzone del Re Leone. Ma credo che sia quella di Vanna Spagna, no? O quella o no, quella, cerchio quella della vita. Di lui. Quella di lui quando Re Leone. Ah, quella lì. Ultimo. E praticamente nella mia scuola c'è una classe che ci sono delle maestre che li viziano perché li hanno fatto vedere un sacco di film e invece noi quest'anno ne hanno fatto vedere solo uno. Ciao. Maledetti. La scuola. Vabbè. Tremenda, la cosa tremenda, guarda. Ma purtroppo succede. Va bene, tra poco Khloe Kardashian, Victoria Beckham, Emily Ratajkowski. Hai paura, vero? Abbiamo ancora diversi interventi da fare, tu non hai materiale. Io ho quattro notizie. Emily Ratajkowski, cosa, scusa, Vale? Emily Harry Styles e poi Taylor Swift. Io queste qua, questo cappello vi posso salutare. E allora tiriamo le lunghe. Sì. Su Khloe mi fai un intervento completo. Sì, potendo, se puoi, parli molto lentamente. Certo, sarà mia premura di particolari. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:41 Radio DJ, adesso c'è uno speciale della Valle su Khloe Kardashian, che pochi conoscono, in realtà non è così famosa in Italia, però è la sorella di Kim Kardashian, che in realtà a parte è molto più simile a noi perché è tutta sbagliata, un macello. Ora in questo momento è molto bella perché ha fatto tutte delle chirurgie, è un'altra, sì, praticamente è un'altra proprio. Beh, ma nessuna di loro, cioè se ognuna di loro incontrasse se stessa giovane non si saluterebbe. No, Khloe di più, però Khloe di più. Le ultime due piccole, la Kendall e la Kylie, a parte che non le sopporto proprio. Veramente? Vabbè. Io non le riconosco neanche, sai? Ma no, infatti non ancora non. No, cioè, non guarda, io non le sopporto. No. Quelle due erano invitate al Met Gala e Khloe no. Comunque. Ma come mai, Vale? Perché dovevano tagliare. Anna Wintour doveva un po' tagliare le spese. Però la famiglia Kardashian è numerosa. L'avevi già detto. È una nataccia. Per Khloe, Diego, credimi. Perché lei sta insieme da 7 anni con Tristan Thompson. Tristan. Un giocatore di basket che l'ha riempita di corna per tutta la durata della loro relazione. Cioè, proprio un continuo. Poi lei lo perdonava e lui tornava. Non lo faccio più e poi ma anche lo rifaceva. Lui, cioè, la buffi di corna in quel modo. Ma e basta. Poi torni. Ma perché? Ma perché torni? Sta di fatto che ultimamente. Lui l'ha beccato quando lei era. Tipo, doveva partorire? Sì. O no? Com'era la storia? Sì, primo quando, figlio? Prima figlia. Prima figlia. Doveva partorire la sera prima, lui l'ha tradita. Con l'amica di lei. Cioè, è proprio una roba orrenda. Sì, ora lasciamo l'amica di lei, chiama l'amica, certo. Vabbè, si sono lasciati. Adesso si sono lasciati. Sì, però si erano appena rimessi insieme perché lei aveva appena avuto un altro figlio. Sì. Però non è che l'hanno comunicato ufficialmente, ma l'altro giorno lei ha cominciato a postare tutta una serie di storie, quelle con fondo nero e scritta bianca, cioè quelle in cui dici delle cose. E dice: io non li faccio mai quelli. No, infatti, neanch'io. Comunque, andare avanti è difficile. Sì. Sono stanca delle persone che mi dicono passa oltre. Sono stanca delle persone che mi dicono ci vorrà tempo. So che ci vuole tempo. Voglio solo qualcuno che capisca quanto sia difficile tutto questo. Qualcuno che c'è stato, chissà cosa dire davvero, anche se non hanno parole per esprimere quello che sentono. La gentilezza è ancora veleno per una persona tossica. Non esagerare mai in spazi in cui le persone ha tradotto male, cioè non si capisce cosa sta dicendo. Cioè non ha un verso. Adesso non per difenderla, però cioè non si capisce cosa dici. Me ne sono resa conto leggendola. Però andava avanti dritto, ho detto tante volte sono distratti. Poi di là è l'1:44. No, infatti. Sì, infatti sì. Vabbè, insomma, grandissimo sfogo nel quale lei fa capire
che è stanca, che non ne può più, che è successa per l'ennesima volta, che no, sai male. Poi cos'è che è la sua dannazione? Che quella banda di sorelle sgangherate che c'ha hanno la presunzione ogni volta di dirle come si vive. Sì, capirà, cioè, da che pulpito poi. Ecco, quello ti voglio dire, capito? Quindi lei alla fine, comunque lei alla fine si è comprata la casa vicino a sua madre. Praticamente... C'è un'altra che secondo me non è che proprio ci sta dando dei buoni consigli, però... No, istinto materno no, secondo me la madre. Istinto manager sì, istinto materno no. Vabbè. Io sai di chi sono pazza? Dell'ex della madre. Che chi è? Adesso è donna. Ah, vabbè, da certo. Caitlyn Jenner. Certo. Certo. Che però certo. È distante dalla famiglia, non è che li frequenta tanto. Ma lui sta là, a lui fa piacere se le figlie vanno, ma le figlie sono quello che sono. Cioè. Poi... ha delle cose sue, delle gattacce sì. Anche a volte. Sì, poi comunque però è carino perché fa, non so, dei video tutorial con i trucchi delle linee delle figlie, ma non richiesti, sbagliando il trucco. Sbagliando il trucco. A me piace lui, mi piacciono lui e Chloe. Vabbè, vale. A proposito roba, di trucchi, Victoria Beckham. La infili comunque. Ragazzi, a me piace, a voi piace Chloe, a me piace Victoria, a Pina piace Chloe e a te Diego piace Jennifer Lopez. È così. Che brutto gruppo, ragazzi. veramente una pena. Victoria sta facendo tutte delle dirette nelle quali fa vedere come si trucca. E ne è partita con ha fatto una diretta nella chi quale copia dai Vale, tu che sei la regina chi sta copiando, perché adesso tutti fanno il tutorial del trucco, tutte lo fanno chi, e poi sai la rabbia mia, chi è l'originale? Non lo so, tu lo sai? Selena Gomez? Sì, è l'originale, niente meno. Di questo nuovo trend qui sì, allora ragazzi, però se non guardate TikTok non mettetevi di traverso. Allora, però tu preferisci Selena Gomez o Khloe Kardashian? No, tutte e due, perché è la stessa pasta, Ragazzi, la storia è la stessa. Comunque, Victoria ha fatto queste storie nelle quali partiva struccata e ha detto: ragazzi, la prima volta neanche mio marito mi ha mai vista così. Cioè, il marito non l'ha mai vista struccata. Ma ci credo. Ma sai che io ho delle amiche che fanno così, che il marito non le ha mai viste struccate. Non siamo noi, evidentemente. No. Però io nei tempi d'oro, quando dormivo a casa di qualcuno, durante la notte mi svegliavo. Però è diverso dormire a casa di qualcuno, perché è quel qualcuno di cui magari non sai neanche il nome, capisci? Però andavo in bagno e mi pigliavo la briga di sistemarmi il trucco. Tornavi stanca la mattina. E ti svegliavi col gloss? No, come il solito mio, con un po' di mascara e un po' di fardo. Però ho messo alle 4 di notte, figurati quanto ho messo bene. Che comunque non si vede che ce l'ha, amore. Dai. Almeno a me si vede quando metto il mascara, perché ho gli occhi di un coniglio, cioè senza ciglia praticamente, ma sono bionde, non si vedono. Allora, tra poco Harry Styles. Sì, ultima carrellata di praticamente ultimi gossip. Dai, Pinocchio è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:50, siamo arrivati in fondo, ma la Vale ci ha promesso ancora dei praticamente, che sono i gossip che riguardano le vostre vite, e anche delle robe internazionali. Dai, velocemente, carrellata. Allora, un paio di praticamente. Praticamente giovedì devo trascorrere una giornata intera con una collega che non sopporto. Non la voglio fare. Per un pelo, si stava riconoscendo. Sì. Poi, comunque, se qualcuno deve andare in giro con una collega giovedì, si fa in fretta, eh. Amore. Praticamente io sarei a dieta e sto mangiando una busta di tortellini crudi. Porca! Però quella è proprio, lì non è neanche fame. Lì è dolore. È dolore, è vuoto interiore da colmare. È pozzanghera. Allora, ultimi due gossip internazionali. Da una parte Taylor Swift, che si è lasciata da poco con il suo ex fidanzato, col quale è stata 6 anni, cioè si pensava già che c'era profumo di fiori d'arancio, e invece niente.
De Moi, che è questo, questa pagina Instagram che avevamo suggerito anche tempo fa, Deux Moi, che è una pagina francese che effettivamente c'ha le notizie proprio prese a fresche fresche. Fresche fresche. Fortunatamente tu parli perfettamente francese, quindi esatto, ha ipotizzato che Taylor Swift sia insieme a Fernando Alonso, il pilota di Formula 1, e stava con veramente? Lui non so con chi stesse, però lei naturalmente non ha detto nulla, perché lei della sua vita privata non dice nulla tranne che scrivere delle canzoni nelle quali sputtana i suoi ragazzi, e questa volta l'ho detto. Brava, lui, ti sei levato un grosso sassolino dalla scarpa. Ricordatevi sempre che Taylor Swift è stata la sua best friend, vero, per anni. È vero. Ma proprio si ispirava a lei, voleva essere lei, faceva tutto lei. Ma io sai lei. Che non so che faccia ha. È un bel faccino pulito. Un faccino che però lo dimentichi. È un faccino e tu pulito. Vorresti essere così. No, a me piacerebbe la sua fisicità, così longa longa, sicca sicca, così un po'... elegante, vale, una fisicità elegante. Alla fine. A te vale, ti piace lei, Victoria's Secret, Victoria Beckham. Sì, a lei piacciono le secche, perché sono, secondo lei, eleganti. Cioè, sì, mi piacciono quelle senza tette, cioè con poche tette che vanno in giro senza reggiseno, quelle lì. Quelle lì, cosa vi posso sono quelle dire? Che ti sfilano i fidanzati da sotto, no? Quelle lì. Comunque Taylor Swift ha le tette grosse. No, sì. Allora se le rifatte, scusa, Se non lo sai tu, comunque io vedo una zizzacchiona. Zizzacchiona? Sì. Un certo seno, sì, dai, ce l'ha. No. Non è piatta, c'ha un seno. È zizzacchiona? È secca con il seno, vale. Ah, ancora meglio, forse. Allora, però cos'è che vuoi? Le tette piccole o grosse? Comunque sa di fatto che Fernando Alonso sul suo Instagram continua a scherzare su sta roba, cioè chi gli fa le domande gli scrivono i follower, ma è veramente sta insieme a lei? E lui risponde coi titoli delle canzoni di lei. Veramente? Sì, sì. Allora sì. Anche secondo me, cioè perché fa lo altrimenti oggettivamente, cioè, o è un fan di lei, ma sarebbe stupendo. Non lo so, comunque l'ultimo gossip che mi rimane in mano, che era anche quello a cui era più interessato Diego, Emily Ratajkowski e Harry Styles. Lei è stata nessuno dei due ha mai fatto cenno al fatto che sono stati sgamati a Tokyo. Oddio, non riesco a dirla, è finito il tempo. No, dai, dilla. È finito il tempo. No, nessuno dei due ha mai fatto cenno al fatto che sono stati sgamati a Tokyo a limonare. Lei adesso ha rilasciato un'intervista per Vogue Spagna e le hanno detto: "Ma quindi con Harry?" Le fa: "Vabbè, ma Harry, cioè, comunque uno dei tanti, cioè mi sto frequentando con un po' di gente." Vabbè, giustamente. Che bella immagine di sé. Vabbè, dai, limona. Ma come, scusa? Ma sì, è single. Ma l'eleganza dov'è? Ma non fa l'eleganza, ma fa... disse lei, il marinaio. Oddio. Vabbè, eleganza, ci vediamo domani? Sì, domani puntata interessante. Sì. Come a dire che oggi non lo era. A domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.